Amici sportivi, un saluto dal Pala Eventi di Rossano, da Rosario Buontempo, per questo match di calcio a 5 valido per il secondo turno di Coppa della Divisione. Il Traforo Spadafora affronta il Cataforio Reggio Calabria. Prova adesso, c'è questa iniziativa, attenzione, il primo intervento del debuttante Caruso, ed ora è pronto a battere il Cataforio con Martino che calcia direttamente sul corpo di Caruso. Adesso prova a velocizzare il Traforo, De Luca, dentro, è solo e colpisce il palo Cofone. Poi il servizio buono per Laganà che tocca e Caruso con una mano. Laganà, facendo a Ciglione di andare, va Ciglione e porta in vantaggio il Cataforio, gol di Ciglione al 15° di questo primo tempo, dunque Cataforio in vantaggio. Vediamo cosa decide di fare Cofone, tocca per De Luca, la conclusione, va Schiavelli, prova Schiavelli, Salerno, si accentra Salerno, cerca di fare tutto da solo e poi Mancuso mette in calcio d'angolo, Salerno la tiene, guadagna un po' di campo e poi Bisignano, la risposta ancora di Mancuso. E allora l'Abate può ripartire, va l'Abate, ancora l'Abate, De Luca riesce a fermare questa offensiva Cataforio. Adesso Dentini, Dentini e provvidenzialmente Martino, forse anche con una mano. Va De Luca a battere, tocca per Dentini e ancora Mancuso. Andrà la battuta da Cosentino per De Luca, il tiro basso, c'è la risposta di Mancuso. Cofone questa volta riesce a rubare palla, servire Cosentino che la piazza, c'è Mancuso, so Bisignano, poi Cofone, e questi a Sapigno e Mancuso con l'aiuto del palo. Cosentino, Sapigno a far viaggiare ancora Cosentino, duello con Sarica che poi sbraccia, Cosentino lo colpisce ed è rosso, rosso per Cosentino. Giriolo dentro per Ciglione che perde l'attimo giusto e poi colpisce in pieno Caruso. Allora Cofone, c'è dello spazio per Bisignano che però non rischia, si ferma, ma finisce con prendere il pallone, attenzione all'Abate, va all'Abate, Caruso in qualche modo, palla ancora in mezzo, Cofone si salva il Traforo, ma attenzione all'Abate che ritorna in possesso di palla, impressionante l'Abate, non affonda però il Cataforio, preferisce tenere questo pallone, si arrabbia Praticò, alla fine c'è il tiro con Caruso che deve respingere, la conclusione di Ciriolo, ora dentro questo pallone per Ciriolo e ancora Caruso. Ciriolo, Martino, lo spunto di Martino, Caruso, calcio d'angolo, Martino ancora da fuori, pallone che fa la barba al palo. Cofone, Cofone ancora per Sapigno, a Sapigno la gira su Salerno che pareggia, Salerno trova l'angolino giusto, ha segnato Giuseppe Salerno al 17°, 1-1. Bisignano, De Luca da fuori, il tiro è ribattuto, finisce qui, finisce 1-1, dunque si va ai tempi supplementari. Allora Laganà subito verso Giriolo che prova la conclusione in due tempi, fa sua la palla a Caruso, forse c'è un po' di spazio, ora va Dentini, accelera e poi calcia, ma Mancuso fa su il pallone, ancora un intervento goffo di Mancuso ma efficace, ora cerca la giocata poi De Luca, De Luca ancora Mancuso. Sono già trascorsi 2 minuti di questo primo tempo supplementare, va Schiavelli, cerca il tiro, poi ancora Schiavelli, cerca il guizzo, Schiavelli finisce giù in area, da terra ancora Schiavelli, non riesce poi a giocare questo pallone, allora arriva Martino, si fa largo Martino, l'entrata di Dentini, Martino è finito giù, poi continua Giriolo, attenzione perché c'è giallo per Dentini, ammonito per questa entrata su Martino, attenzione perché c'è anche il rosso per Dentini, ha ragione l'arbitro perché Dentini era stato già ammonito. Nuovamente in 4 il Traforo in questi supplementari,
insiste, Cataforio, ultimi 6 secondi, Martino sul secondo palo, Ciglione non riesce a deviare, poi finisce qui il primo tempo supplementare. Guadagna una rimessa laterale. Pallone impreciso per Cofone che arriva, Cofone, Cofone supera tutti, Cofone! C'è il raddoppio del traforo, addirittura in inferiorità numerica in questo secondo tempo supplementare. Traforo passa in vantaggio con una grandissima giocata di Cofone. E il Cataforio si ripropone in avanti alla ricerca del gol del 2-2. Ora c'è spazio per l'Abate, ma ancora Caruso. L'Abate all'indietro per la Canà. Poi Ciglione, forte in mezzo sul secondo, il pareggio. Il pareggio di l'Abate, 2-2. Ancora Cataforio che non si dà per vinto e perviene al pareggio. Martino, Laganà supera e poi c'è l'assist vincente per Ciglione che porta addirittura in vantaggio il Cataforio a 1:28 dalla fine dei supplementari. Doppietta per Ciglione e il Cataforio dunque passa il turno. Il Cataforio batte 3-2 il Traforo e accede al terzo turno della Coppa della Divisione al termine di una gara combattutissima e dobbiamo dire un po' a sorpresa. La squadra regina elimina il Traforo Spadafora che non è riuscito ad approfittare del vantaggio ottenuto nel secondo tempo supplementare. Una gara dove è successo un po' di tutto e dunque l'ha spuntata il Cataforio che accede dunque, ripetiamo, al terzo turno della Coppa della Divisione battendo per 3-2 qui al Paraventi il Traforo Spadafora. È tutto per questa gara, l'appuntamento e per le prossime occasioni. A voi tutti una buona serata.